Veniamo alla politica interna. È favorevole ad una legge che stabilisca delle norme antidiscriminatorie di genere all'interno, delle liste elettorali? Non è con le quote come se fossimo una specie protetta. Che in Italia si può risolvere la questione, che pure esiste la questione femminile. Io credo che debba innanzitutto aprirsi molto di più il mercato alle donne, che sono di fatto escluse, quando invece noi sappiamo, ma anche da risultati di indagini internazionali, che una donna anche sul posto di lavoro è molto più produttiva di un uomo. Nel senso che quando un paese offre maggiori opportunità di lavoro a una donna, si registra anche un aumento del prodotto interno lordo. Quindi, non è, ripeto, attraverso, le quote che si può risolvere la condizione femminile in Italia, ma attraverso, ecco, una maggiore apertura, una maggior fiducia, e penso anche che le donne debbano avere un po' più di coraggio, perché molto spesso ci si nasconde dietro magari a stereotipi per cui ci vorrebbero in casa ad accudire i bambini, ad accudire i vecchi. Occorre avere anche da parte nostra un po' più di forza nel dire invece no, io voglio lavorare, io voglio dedicare il mio impegno, il mio tempo anche ad altro e non farsi schiacciare da quelle che poi sono appunto imposizioni. Quindi ecco, dipende anche da noi, certo dobbiamo essere incoraggiate. Io ho avuto la fortuna ad esempio di incontrare il Partito Radicale che mi ha permesso non solo di seguire la campagna di Nessuno Tocchi Caino, ma di essere l'uno bis di Radicali Italiani. Io sono tesoriera anche di Radicali Italiani. È certo molto, molto pesante far fronte a tutto questo, ma ecco, non sono servite quote all'interno del partito perché io potessi avere questa opportunità. È stato il partito, un soggetto quindi che ha avuto fiducia in me, e anche io però ce l'ho messa tutta. Parliamo di diritti umani delle donne in Italia. Malgrado l'esistenza di una buona legge, ancora molte donne sono vittime di tratta, spesso a fini di sfruttamento sessuale. Qual è la sua posizione sul tema della prostituzione e della tratta? Ma come tutti quei fenomeni che sono gestiti dalla criminalità organizzata, può essere la prostituzione, può essere il traffico di droga, non è attraverso la proibizione che lo si può risolvere, ma attraverso la legalizzazione di qualche cosa che purtroppo non, le nostre società non sono perfette, cioè, quindi sul problema della prostituzione io sono favorevole a una legalizzazione, come avviene in molti paesi europei, penso, rimando immediato è all'Olanda, dove appunto, è legale esercitare anche questo mestiere. In questo modo si sottrae la gestione di questo fenomeno alla criminalità organizzata che altrimenti comunque lo fa. Tuttavia è proprio di questi giorni la notizia della chiusura di molti locali a luci rosse proprio ad Amsterdam, dove le organizzazioni criminali sembrano aver assunto il pieno controllo del mercato del sesso. Come commenta questa notizia? Ma anche sul fronte della droga, degli stupefacenti, l'Olanda ha ancora problemi. Il fatto è che si riscontra che laddove c'è la legalizzazione, come dire, c'è comunque un miglioramento, non viene debellato totalmente il problema, ma sicuramente contenuto e sicuramente c'è più controllo. Nel programma del Partito Democratico il tema della violenza contro le donne viene trattato nel capitolo sicurezza, sicurezza delle città e delle imprese. Crede che sia riduttiva questa impostazione o sufficiente? No,
è solo una questione di sicurezza il problema della violenza nei confronti delle donne, è un problema anche di cultura, di marginalizzazione, ritorno un po' a quello che dicevo prima, la donna nel nostro paese deve ancora avere prevalentemente un ruolo all'interno della famiglia, di questo noi siamo succubi e ne facciamo letteralmente le spese. Io credo che molte delle violenze si consumino ad esempio in ambito familiare, credo che siano marginali i casi di violenze subite al di fuori della propria casa, a cui comunque ovviamente bisogna far fronte, ma il problema delle violenze nei confronti delle donne ha per la maggior parte un'altra origine e servono altri strumenti che non quelli solo della tutela della sicurezza. E venirebbe dunque per la questione di una legge unica sul modello di quella spagnola?